Parla come Luca, quello che veniva a fare. Ah, lui. Hai visto dove era l'altro raggio? Luca si allena di Nenno e tipo stesso parlo, eh? Però l'altro giorno allenava di Nenno e Recanati dove era la storia? Non è vicino a Roma. Di là. Voilà. Tra poco inizia a fare il maestro. Dove l'ha pescato questo veramente? Questa testa da fringuello, questo giubbotto rosa? Dove l'ha conosciuto? Questo va più in tamarro, perché te lo fa essere morgana stasera. Vedrai come ti arriva, Giovanni Verdi. Giovanni Verdi anche, col pantalone di zebra. Stasera ti arriva col pantalone di zebra. Il Doro Bex! Hai avuto un orgasmo. Guarda come si sente già più fuori. Sì, eh. Oh, meno male che non sei venuto, è uscita una bella partita. Avete vinto, guarda. Te sbagli ancora troppo. Ma sbaglio secondo te. Errori. Oggi l'alternativa era dormire finalmente potevo dormire. C'avevo i bambini dai nonni. Ragazzi, qua è bello. Sì, era bello. Ah, si gioca anche con la racchetta della pallina. Vai, vai, a crisi, eh. Non ho sentito qual è l'esercizio. Non lo so, è un bivio. Vai! Sto guardando Helsinki. Helsinki. Guardalo. È uguale. Fermo a vedere, prima di iniziare ad avere freddo. Thank you.
visto che c'erano dei ragazzi e che ci doveva essere Pietro, ma invece ieri ha chiesto a Pietro di fare match, questo Francesca domani anche la dai 15 ai 16 anni ero più basso della squadra, proprio a basso basso, poi in due anni considera che io anche in questa squadra adesso lo vedi che è proprio un bambino, infatti adesso è giro di un anno, cioè quello che si è notato di più. A parte che io ci mette più tasto. Anche magari non è impulsivo, un po' riflessivo. Questo sport non è male. Lui che gli ha visto una volta questi aspetti. Migliorare un pochettino, però più di un tot se sei un po' fumantino, poi mi piace così, peggio. Però se riuscissi a controllarsi un attimo, cioè... davanti a Mendez, cioè stavamo parlando e mi sono messo. Io si è messo davanti secondo me alla videocamera. No, tanto quella prende. Sì, tutto due, non si vede niente. Grazie.
devono fare da soli. Ma quando il nano cosa fa? La sua struttura, la prima, la prima, la prima. Perché non glielo prendete? La prima. Perché non glielo prendete, scusa? Ma non è vero che lancia, non lo vuoi più. Lo segue. La fortuna di essere arrivato in uno sport dove il vostro che non si vede mai è di primo centro di campo. Io non so, sono un po' cinico. Cioè non esiste al mondo. Dove a 16 anni devi essere nei primi 5 anni. Uno, io solo. Già la fortuna di essere però in uno sport che è agli inizi, proprio inizi, e di essere in Italia. Ma come si sta facendo? Io voglio. No, sono andato da una polivina. Ciao Muri! Ma è quello della vita? Ma martedì allora? 19:30? Quello che sta facendo è ancora più scientifico, no? È nello sport dove ovviamente lo sport lo prendi lo sport lo prendi alla leggera poi prendi ma ieri come si dice è rimasta la palla della vita o no dopo ci sono anche altre scuole private che ti danno la possibilità di tutti quelli che sono a 16 anni nel genere sono tutte scuole private perché giustamente il tuo obiettivo nella vita è quello o non ci puntate. Sì, capito tu, che andiamo in Spagna. No, qua, mattina pomeriggio. No, qua ci si va il 7 ore. Allora. Tutti i giorni in allenatore privato. Preparazione fisica. Sì, ho capito, ragazzi, non è che... No, beh, un allenatore privato. Io dico, si piglia, prego. Se c'è lo sponsor, noi te lo diamo. Atletica. No, si dice. Palestra. Prossimo anno, 2 anni. Tanto non è che... Cioè, anche meno, anche un anno, cioè vedi se fanno il passo per se fanno 2 anni. Ma neanche, ma fanno 2 e mezza, 3 volte alla settimana, non è niente. 5 è ridicolo. Non posso. Vabbè, intanto il buon platania è in Spagna o meno. Cioè poi c'è sempre un altro discorso, la cioè, scuola privata, tutto va bene. Se ti impegni con quello che vuoi, altrimenti prendi, vai a lavorare,
Perché sono questi due anni in cui dovete puntare. No, ma lì, ma tu li metti a fare questo viaggio? Sì, sì, ma c'è di mezzo la dieta, c'è di mezzo che sabato sera non esci, c'è di mezzo che c'è il torneo che non stai a casa, alle 11, loro non ci sono andati. C'è di mezzo che si deve allenare, ti alle 8 del mattino, ti alzi alle 7 del mattino. Non sai quante volte lui mi dice, mi lasci in accademia. Quello c'è che ha deciso di andare. Quello niente. Ma te, quando era ad oggi a 120, quando era tutto il centro, facciamo così, mattina pomeriggio. È giusto, è bravo, così. Fate anche ieri la fumata. Non mi chiede. Che pesce? Ha comprato quella merdina quadrata, sì, che non la, funziona. La drag, che non è. Io non sono genitore, cioè, quello che gli diceva anche lei è ma come anche il lavoro tutto quello che vuoi, che un tre volte di turno senza allenarsi è quasi difficile. Prendi il basket, prendi la pallaccia, tutto quello che vuoi, che ti permette di giocare con i primi poi ovviamente sta a te, non niente nessuno, però parte con un vantaggio clamoroso, non esiste uno sport, prendi me, lavoro per due volte alla settimana, secondo me dovresti. Da una parte è vero, dall'altra ti dico che io parlo nel calcio perché ci ho vissuto, c'erano quelli che andavano in squadra nel settore giovanile. Certo, ma no, la scuola privata. Beh, ma lì è il genitore, però lì è il genitore che decide. Cioè noi dovremmo toglierli dalla scuola pubblica, li mettiamo in una scuola privata, allora di conseguenza. Ma io parlo della scuola. Non ti offre la possibilità di dire come al Genoa, vai in una scuola privata, purtroppo no, perché alle prime. Quindi c'è un investimento economico da parte vostra. Però c'è anche un padel che sta facendo così. E col discorso che facevo prima, che basta veramente poco. Neanche c'è niente per così perfetta con le tempistiche come ce l'hanno loro, giusto? No, ha detto che in Italia va bene, io l'ho chiesto la pallavolo, in Spagna sarei stata in Spagna, in Argentina, in Spagna, scegliamo la scuola privata, dai, che scuola privata, chi se la può permettere? Te la puoi permettere?